Siamo a Corleone con Onofrio Carrubba Toscano, candidato del Popolo dei Forconi. Come va questa campagna elettorale e quali sono gli obiettivi del Popolo dei Forconi per questa... gli anni a venire? Allora, il Popolo dei Forconi è formato da gente trasversale, non abbiamo colore partitico, ma facciamo politica perché la polis è la vita di tutti, no? Di tutti i giorni. Proprio per questo siamo gli unici che riusciamo a incarnare realmente il senso della vita quotidiana. Ci sono padri e madri distrutti, ci sono persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese, ci sono figli che non possono andare a scuola perché mancano i soldi. Detto ciò, il Popolo dei Forconi è estremamente incazzato. Ha alzato la testa a gennaio, l'ha rialzata in marzo, la politica ha fatto silenzio e quindi ci hanno costretto a mettere un piede dentro le istituzioni e ci entreremo con grandissima dignità e grande forza, anche se non faceva parte dei nostri piani, dei nostri scopi. Però ci siamo accorti che se dici di abbassare il costo della vita, del carburante, di fiscalizzare la vita del singolo siciliano da cittadino, non ti ascolta nessuno. Se invece lo dici da onorevole, le cose cambiano. Non ha importanza se saliranno una, due, quattro, dieci deputati Forconi, anche uno, ma se dietro non c'è il popolo e quando lo chiami viene, al quale spieghi guarda gli altri lo stanno facendo una cippa lippa, quindi vieni con noi e gli chiediamo a voce alta di fare le cose che devono fare, se non faremo e non otterremo questo risultato ce ne possiamo stare tutti quanti a casa. Del resto queste elezioni sono una grandissima farsa, noi avevamo chiesto alle procure di allungare un altro mese per pulire le liste elettorali, c'è di tutto ragazzi, c'è di tutto, dalle cose più impensate e assurde. Noi abbiamo presentato tutti i curricula di ciascuno di noi, fedina penale, fedina dipendente, casello giudiziario, tutti quanti incensurati e nessuno di noi ha mai militato in partiti politici o appartenente a questo o a quell'altro contestere o a segreteria. Bene, e durante il suo comizio ha parlato di forestali e di questa eterna forma di ricatto nella quale vivono. Come pensate di agire per risolvere la situazione dei forestali? È molto semplice, anche un solo deputato farà un casino tale da indurre il governo regionale a chiedere la ratifica dell'articolo 37 che stabilisce che in Sicilia devono restare tutte le tasse delle aziende che qui producono estere, chiamiamole così, ad esempio i petrolchimici, le compagnie di bandiera, dei carburanti. L'articolo 37, se fosse stato firmato, avrebbe permesso a questa Sicilia di godere di un gettito fiscale che va da un minimo di 8 a un massimo di 13 miliardi di euro, il che significa che con questi soldi tu puoi e devi stabilizzare tutti. La gente che lavora nella forestale, i cosiddetti 151 giorni, gente ricattata, perché vedi, non fanno 151 giorni e poi hanno la disoccupazione e pagati con regolarità, 10 giorni, poi 20, poi altri 9, gli avevano detto che l'hanno fatto sotto la campanella alle 9, non si sono messi d'accordo, oppure si sono accorti che non voteranno questi porci e allora non gli fanno fare neanche questi 9 giorni, ancora avanzano agosto, luglio, agosto e settembre. Allora questo significa tenere un popolo schiavo per la gola ed è veramente indecoroso e indecente, e questo per noi non è possibile, perché tra noi ci sono lavoratori seri, gente che ha imprese, aziende, ma anche casalinghe, mamme, professori universitari, medici, chirurghi, biologi, c'è di tutto nel Popolo dei Forconi. Infatti io nei comizi dico che il Movimento 5 Stelle non è il nostro avversario, il nostro antagonista, però va detto una cosa, noi siamo siciliani e non abbiamo un padrone di riferimento a Roma come può essere Casini, Fini, Rutelli, e i Forconi sono liberi, non hanno nessuno sopra. Il Movimento 5 Stelle, abbiamo assistito un po' a ciò che si è visto in giro, Beppe Grillo, Casaleggio, qualche potere occulto forte che ancora hanno spiegato questo cerchio magico che è un poco particolare, però vi ripeto, non sono loro i nostri rivali. Se tra Forconi per primo e 5 Stelle secondo riusciamo a far sedere meno chiappe schifose al Parlamento regionale, siamo strafelici e stracontenti. Chiappe schifose, politici corrotti e collusioni con la mafia. C'è di tutto. C'è di tutto. C'è il peculato, che io prendo i soldi della regione e me li ficco in tasca, che è un reato gravissimo. E sono candidati. Finanziamenti e bandi pubblici.
le sovvenzioni che arrivano dall'Europa svaniscono nel nulla, sì, o ritornano indietro. No, non svaniscono, non vengono utilizzate. Perché non si mettono d'accordo, perché non c'è la gestione del bene comune. Devo dirti, per ciò che mi riguarda, molti mi dicono, ma tu vuoi staccare la Sicilia dall'Italia? Ti dico la verità, non è questo il mio pensiero sommo della mia giornata, però io sono anche capo scout della GES e ti posso dire che se a casa mia ho casino, è inutile che vada a fare il capo scout in gruppi scout e mi occupo di altre famiglie. Prima è giusto a casa mia. Adesso è tempo che i Forconi e tutti i siciliani si dedichino alla Sicilia con la democrazia partecipata, perché vi chiameremo, vi consulteremo, chiediamo a voi cosa volete che si faccia. Noi abbiamo trovato delle priorità. La prima è lo sgravo dei carburanti. Abbiamo promesso col sangue che entro fine febbraio un litro di carburante costerà 0,70 centesimi, perché tutto il resto sono tasse che queste società mettono per forgiare Roma. Restano qua. Non la paghiamo a 70, gli altri pagassero a 2,50, specialmente quando le auto blu vanno a fare rifornimento a 12 euro litro. Così vediamo un po' come se la passo, ma che devono pagare i parlamentari di tasca loro dopo che si sono ridotti lo stipendio. E capiscono cos'è il disagio. Noi abbiamo incontrato alcuni noti politici siciliani nelle convention che banchettano in privato perché hanno preoccupazione seria a esporsi pubblicamente, perché la gente gli tirerebbe pietre, bulloni di ferro, immondizie, pomodori, uova. Ovviamente scaduti, perché se sono buoni adesso la gente li mangia, che c'è un petitto orbo. Bene, detto ciò, non fanno comizi pubblici, si vedono in queste convention private e spendono un fottio di soldi alla faccia mia, tua, che guardi, di tutti quelli che sono qua. Questo non è più possibile, dobbiamo prenderle a pedate nel culo. Lavoro, ci sono molte professionalità in Sicilia, ci sono delle risorse, il territorio è più agevole di quanto si dica, sì. Abbiamo le coste siciliane, il verde, cosa manca per rilanciare l'economia siciliana? L'economia attuale, l'economia capitalistica è un freno a quella siciliana? Manca che noi genitori diciamo a voi figli, comincia a fare impresa. Perché la Sicilia è un problema, c'è anche responsabilità della società civile, legata al fatto che vedremo se c'è posto di fisso, non ce ne sono più posti fissi. Allora io mi fido di dire fai impresa a te. Mio figlio Alberto ha 27 anni, ha studiato, però adesso si occupa della protezione di Euro Disney in Francia perché ha fatto taekwondo, che è guido ad altissimi livelli, per cui lo hanno subito messo lì. Quindi non perché papà o mamma l'abbiano fatto studiare, ovviamente ha imparato le lingue perché ha fatto il linguistico, eccetera, eccetera. Questo perché nella testa il genitore deve esserci, vai, spingiti, dispiace a me che sono il papà che lui si chiama in Francia, a Parigi. Perché vedete, anche Euro Disney dovevano costruirla nella piana di Caltanissetta, ma la politica di allora non si è messa d'accordo e non si è fatto nulla, bisogna smetterla, quindi la politica deve prenderla subito, ma anche noi più adulti dobbiamo dire a voi, osate, fate. Tutti parlano di microcredito, no? Perché microcredito? Cioè il macrocredito, c'è un supporto enorme a quei giovani che vogliono mettersi insieme. Io vedo con i terreni esplorati dalla mafia che non funziona un cazzo, cioè non funziona niente. Addirittura ci sono trattori sequestrati che lavorano senza polizza assicurativa, cioè è il massimo, diciamo, dell'illegalità. Ma oggi come oggi questo almeno non è un grosso problema, è segno però che la grande legalità non è molto radicata nelle nostre teste, ma è data al fatto che siamo sfruttati. La domanda che ti pongo io a te per la prima volta è, ma tu una pietra la puoi spremere? No. E allora, quando diventeremo spugne, ci potranno anche spremere, ma fin tanto siamo pietre, non c'è nulla da fare, anzi, se provano a spremerci, questa volta si faranno molto male. Indennità parlamentari, via. Province? Via. Allora, province abolite immediatamente, a noi non interessa. La parte politica, quindi, che so, un commissario potrebbe gestire la provincia e quindi lasciate i dipendenti, oppure proprio abolita? Un commissario per far cosa? Tanto è che lasciamo la provincia, no? Perché il costo della provincia non è l'impiegato. Dobbiamo dire la verità, tutta la macchina regionale e provinciale incide per il 22% sulla, diciamo, tassazione siciliana, sul bilancio. Il 46% è la sanità. Io non vado dal medico da 2 anni, gli ultimi esami li facevo a scuola, non faccio esami, mia mamma si incazza, fatti gli esami, ma sto benissimo. La sanità, per un servizio schifoso che abbiamo in continuazione, provate a prodare un attacco, quanto dovete aspettare? E allora ci sono le cosette magagne che vanno immediatamente tolte e risolte.
Magagne, parliamo dei listini agevolati per le politiche private. Ma magagne politiche, non è il privato che fa il costo, perché ti dirò, lo fa la regione, sì. Capito? Lo fa, perché poi devono sguazzarci. Se la protesi costa X, c'ho delle combinazioni per le quali vi costa X elevato all'ennesima potenza, e non è possibile contenere così. Ma comunque ormai siamo alla frutta. Guardate, la politica fa questi inviti privati e lo fanno quelli che sono al secondo mandato, perché chi è al primo mandato uscente non ha tanti soldi da invitare a pranzo e cena questa gente, non posso permettere nulla. Allo Zen hanno regalato in questi giorni, destra, sinistra, tutti, cellulari un po' antiquati, però che fanno la foto. Resta a te se quando esci dal seggio mi fai vedere per chi hai votato, altrimenti non lo devi ridare. Bene, mi hanno chiamato, ci mandano i mail, Forconi, noi i telefonini ci dicono li abbiamo presi, ma quando andremo a votare, andremo in 10, in 15, ci aspettiamo fuori e ammazzeremo alla legnata chi ci chiede i telefonini indietro, perché non li voteremo e ci terremo i telefonini. La gente ha capito che comincia a prendersi da sé ciò che gli appartiene. Stiamo attenti, da un lato è sacrosanto, da un altro lato, se non c'è un ricambio serio di uomini per bene, questo degenererà e porterà alla guerra civile. La guerra civile non è io con l'elmetto viola contro l'elmetto giallo il comandante che dice siamo in guerra, ma io devo uccidere te, mio vicino di casa, che verrai da me non per rubare chiesa, che cosa? Pane o pasta nascosto sotto il letto, perché stiamo arrivando a questo. Un'ultima, altre due domande. Una, le ingerenze delle normative europee sull'agricoltura, sui prodotti anche di allevamento siciliano, cosa, che problemi generano sulle nostre attività? E due, la questione occupazione militare, cioè le antenne di Niscemi, il MUOS, e le basi americane sul suolo siciliano. Allora, tanta gente dice dobbiamo essere grati all'America. Parto dall'ultima, ti dico, la democrazia è stata tenuta stabile sicuramente anche in Sud America. Se io ti chiedessi, vuoi che per tutto il mondo detenga la bomba atomica a Demirjian oppure Bush? Chi mi dice? Nessuno deve. No, se uno per forza deve tenerla, la verità. La verità? Sì, la verità. Io probabilmente ho sapendo. E beh, le faccio io domande a lui. Non l'ha nessuno? No, se per forza deve averla una dei due. Se per forza deve averla. A chi la vorresti tenere? Ma no, devi essere onesto, perché se no non siamo onesti in fondo. No, per le conoscenze attuali che abbiamo, Bush. Ok, perché c'è più democrazia, c'è più gente, si arrabbierebbe e può arrabbiarsi. Certo. Là se ti arrabbi ti fanno fuori. Allora devo dirti, questa parvenza, perché è tale democrazia, ma ci costa questa democrazia, ci costa col ricatto. Tu mi parli del MUOS, ma io ti parlo delle scie chimiche. Sì. Che invadono i cieli dove stanno buttando prodotti che ti fanno sentire mosci, ma con lo fa fare, ma la se vedi tutte le facce che io chiamo a minchia lei, sono, scusate il termine, ma le cose hanno cambiato con il loro nome, gente moscia moscia, che non ha la capacità di dire la sua. Devo dirti che fanno molti prodotti chimici che lanciano dal cielo. I terreni li stanno trattando senza che noi ce ne accorgiamo per renderli del tutto improduttivi, tranne che non usi quelle sementi, le multinazionali, che sono transgeniche e modificate in modo tale da essere produttive solo in queste terre trattate chimicamente. Per cui il grano di mio nonno Peppino o del tuo bisnonno, noi qui ce lo sogneremo, il famoso grano di Tubminia, che è un grano nero, questo finirà, perché dobbiamo comprare solo quel grano, non va bene così. Per questo ho detto pensiamo un attimo a casa nostra, perché la Sicilia deve governarsi mare, cielo, terra e acqua. Pensa se rendono impotabile tutta l'acqua e se rendono irrespirabile l'aria e poi ti vendono le bombolette attaccate nell'orecchio gli americani con cui tu dovrai vivere, che dovrai respirare per poter vivere. Non siamo arrivati a questi fattori fantascientifici, non è che sono molto distanti, sono già prove e testimonianze che questo lavoro lo si sta cercando di fare. Pertanto il MUOS è indecente, perché ci sarà gente, ancora non è attivo, ci sarà gente che morirà di leucemia. La cosa incredibile è che io sono stato nella rivoluzione argentina a Milazzo. A Milazzo, dove i pesci nascono con detesto, tanti bambini muoiono, uno su 10, e il cavallo col canestro ha fatto la fianda, cioè la cacata. Dovete vedere come sindaco e vigili urbani ci hanno fermato perché era inquinante la fianda del cavallo, gente a prendere a pedate. Per cui abbiamo raccolto questo materiale in un sacchetto e abbiamo detto al vigile, visto che è venuto speciale, mi dice dove devo buttarlo. Non sapevano dove andarlo a mettere, io l'ho lasciato lì e ce ne siamo andati. Siamo in una realtà che è altamente ipocrita, che non chiama le cose con il loro nome. Questo
per dirti ciò che riguarda tutto ciò che esperimento sulle popolazioni e sul genere umano. È chiaro che chiamiamolo il fine ultimo è la riduzione della popolazione, renderla schiava e solo poi comandare. Del resto l'idea, quando ero piccolo c'era Odissea 2001 nello spazio, picciotti siamo nel 2012, ma facendo una realtà con l'imperatore spaziale, non lo so se ci arriveremo, spero di no. Questo per ciò che riguarda l'aspetto americano. L'altro aspetto delle sementi, il nostro Parlamento nazionale, se voi non lo sapete, specialmente la Sicilia che è vocazione agricola, ha votato la legge dove sono al bando tutte le sementi, cioè la galera, solo quelle delle multinazionali allora accreditate e certificate. La Sicilia se ne fotterà e metterà le sementi tradizionali e faremo in modo che sui nostri ceri non lancino più nessuna scia chimica, perché dobbiamo poter vivere di ciò che produciamo nella terra. Questo come possiamo farlo? Come possiamo impedire che c'è aerei non identificati viaggino sui nostri cieli? Con le nostre leggi, facendo un casino e raccontando alla gente. Esiste il web, esiste la rete, è una cosa importante, ma la gente dice sì, tale cose fantascienza, scie chimiche. Fate attenzione, ogni tanto vi accorgete, specialmente per chi ha bimbi piccoli, che immotivatamente il bimbo ha la tonsillite, la febbre, vi viene una cacarella e avete alimentato il vostro corpo benissimo, non faceva né caldo e né freddo. Guardate i cieli ogni tanto, non sono le scie di ieri a reazione quando erano piccole, sono scie che poi in aria si allargano, diventano strati di nubi che poi piano piano si depositano e camminano con i polimeri che sono come lo zucchero filato, quindi un materiale sintetico che si deposita come se fosse una piccola ragnatela. Quello è il vettore, lì viene microalizzato e incapsulato il prodotto dannoso per l'uomo. Ci sono tanti video nel web che parlano di questo, la gente continua a far finta di nulla. L'argomento di cui ha parlato poco fa nel comizio di particolare interesse è la questione Serit, definendola, cioè, con i suoi tassi di interesse di fatto usurai rispetto a quelli che potrebbero essere applicati anche dai privati, indubbiamente. Come potete ritenere di poterla, diciamo, risolvere questa situazione, essendo in realtà un'impresa criminale legalizzata attualmente? Come si fa? Molto bene. Dimmi un po', se tuo figlio o tua figlia o tuo cugino e tua cugina litigano per un pezzo di pane, immotivatamente, dopo che hanno pranzato o cenato abbondantemente, tu cosa dici loro? Culo, basta, avete ancora fame? Metà tu e metà tu, a posto? Bene, questa è gente che ha anche impiegati, quanto hanno in cassa? 8 miliardi di euro, metà alla società con l'obbligo di dividere la partecipazione a tutti i dipendenti, e metà ritorna alle casse della regione e si estinguono subito tutti i debiti fasulli. Viaggiano centinaia e centinaia di cartelle esattoriali del tutto false, però sono di 18 euro. Il vecchietto che deve fare? Sali e scendi, code, non da Palermo oltre la serie. Alle 4 del mattino dove 80 persone già disperate, che sono là, disperate, hanno dormito e disperate perché non avevano nessuna risposta, alla fine cosa fanno? Pagano 18 euro, ma se 6 milioni di siciliani ogni giorno pagassero un euro a te, quanto incasseresti? 6 milioni di euro, 12 miliardi, ogni giorno, sono soldi? Pensa tu, chi 18, chi 24, chi 100, chi qua, con tassi da usura pari al 36%. Vorrei sfidare chiunque a dirmi se è uno stronzo, se io vado da Don Totò, da Don Peppiccio, Don Totò, non posso comprare il pane ai miei figli, mi presti 10.000 euro, che tasso mi fa? Il 15%, io devo baciare anche le mani, perché la Serit mi piazza il 36%. E allora, quando parliamo di mafia, stiamo attenti, perché la mafia oggi è prepotentemente nelle istituzioni e dobbiamo prenderla a calci nel culo. Euro sì, euro no, la Sicilia deve avere la sua banca centrale. La Sicilia ha dato, quando è stata l'Unità d'Italia, 22 volte l'oro che tutti gli altri insieme hanno dato. Pertanto direi ai nordisti che ci guardano come dei merdosi che intanto siamo sempre creditori. Seconda cosa, la Sicilia paga il carburante più caro di tutti dando il 40% del fabbisogno nazionale, quindi siamo ancora creditori. Terza cosa, o le banche in Sicilia immediatamente defiscalizzano la loro vita e defiscalizzano i nostri conti, abbassano i tassi di interesse, oppure i forconi hanno deciso che si reperirà la banca del popolo siciliano, con tutti i siciliani azionisti, con il sicanino che è la moneta alternativa in base a loro,
al petrolio, al gas, alla natura, ai monumenti, alla ricchezza, alle coste, ai fiumi, ai mari che noi qui abbiamo e che dobbiamo far funzionare. Le cose tangibili. E che dobbiamo far funzionare. Non in base alle chiacchiere. Oggi l'euro è stampato, secondo indicazione della BCE, della signora, non ho capito se è un uomo o una donna, Angela Merkel si chiama, però viene stampato da questo individuo in base alla simpatia che hanno nei confronti del loro interlocutore capo di Stato. Monti è simpatico per i nostri interessi, teniamo più euro. Quell'altro è antipatico meno. L'euro deve essere stampato in base alle risorse che quella nazione ha. Noi solo per loro che abbiamo saremmo i primi al mondo, ma non lo vogliono fare e allora in quel caso euro ti saluto, vedremo dopo come andrà. C'è chi dice è incredibile, se togliamo l'euro moriamo, non è così, perché i più grossi economisti mondiali dicono che la più grande cagata è l'euro stampato così e non per quanti in effetti vanno alla nazione. Bene, ringraziamo Onofrio Carrubba Toscano, detto no no. Detto no, quando andate a votare il logo è questo, il popolo dei forconi. Questo sono io, mi presento perché io mi occupo di abitazione con i cavalli. Fate una crocetta e scrivete no no, che è il diminutivo di Onofrio. Basta solo questo e tanti no diventeranno sì. Ciao.